Addio a Jean-Louis Trintignant, il divo francese morto a 91 anni, indimenticabile protagonista in teatro e al cinema, molti i suoi film di successo, dal Sorpasso a Un uomo e una donna. Emiliano Condò. Hai avuto paura? Io? No, no, guida bene lei. A volte basta un film, una scena, a regalarti un posto in prima fila nella storia del cinema. Il Sorpasso di Dino Risi, Vittorio Gassman l'esuberante, lui, Jean-Louis Trintignant, il timido. Sai, qua vicino ci sono delle belle tombe etrusche. Ma Trintignant è stato molto di più, icona del cinema e del teatro francese. Il debutto sul grande schermo in Dio creò la donna e lei non poteva che essere Brigitte Bardot. E puis je serais très heureux de faire la connaissance de votre mari. I tanti lavori in Italia, fino all'incontro col regista Claude Lelouch, Un uomo e una donna, il film. Lui, che viene da una famiglia di piloti, fa il pilota sul set. È un trionfo. Je travaille dans l'automobile. Bello e malinconico, la voce sommessa, i modi gentili. Lavora con i più grandi, per Bertolucci nel Il conformista, con Costa Grava, Sin Zeta, L'orgia del potere, con il maestro polacco Kieslowski. Souvent, c'est vrai, je suis resté absent de la maison. Non ha mai amato il glamour, i premi, il gossip. Attore riservato, schivo, che preferiva il teatro perché, diceva, ci si aiuta e poi la gente viene apposta per incontrarti. Amava la poesia, soprattutto Prévert, che ha recitato centinaia di volte. Ma al richiamo del cinema ha ceduto anche dopo l'addio alle scene. Era il 2019, sempre diretto da Lelouch, sempre in coppia con Anouk Aimée. I migliori anni della nostra vita, ultimo omaggio di una leggenda che noi continueremo a ricordare così. Ed è tutto, ci fermiamo qui, ora c'è te che te che te, grazie per averci seguito e buona serata.